Buongiorno a tutti, sono Francesco Grella, PhD student del secondo anno al Dipartimento di Robotica dell'Università di Genova, autore del paper A Novel Tactile Device for Safe Human-Robot Interaction in Industrial Scenarios. In un contesto industriale, abitualmente un robot è adibito a task prefissati e posto all'interno di workspace ben separati dalle zone dove sono presenti gli esseri umani. Riuscire ad utilizzare robot industriali a stretto contatto con operatori umani può permettere la realizzazione di task cooperativi che sfruttino sia le elevate prestazioni della macchina, sia l'abilità di manipolazione fine di cui è capace un umano. Ad esempio, può essere necessario che l'umano e il robot debbano cooperare nella manipolazione di un unico oggetto. Un'applicazione che ben esemplifica l'unione di prestazioni del robot e assemblaggio manuale di precisione sono le operazioni che coinvolgono un payload condiviso. Nell'esempio è presentata una delle demo finali del progetto finanziato dalla comunità europea Collaborate, a cui io e i miei colleghi stiamo partecipando. Il robot è utilizzato per assorbire il peso di un parabrezza per auto, mentre l'operaio esegue il montaggio della strumentazione integrata, ad esempio i sensori per il rilevamento della pioggia, muovendolo senza alcuno sforzo di sollevamento. Di fatto, per svolgere tali operazioni, l'umano deve entrare in contatto con il gripper toccandolo in condizioni di totale sicurezza. La soluzione che proponiamo per tale problema è un device stampato in 3D, ricoperto da un array di sensori tattili capacitivi, chiamato SciSkin, il cui funzionamento si basa sulla deformazione di uno strato di licra conduttiva che ricopre i sensori, causando una variazione di capacità. Il device ha la forma di una maniglia cilindrica in modo da essere afferrato comodamente da un operatore. Il vantaggio di avere sensori distribuiti è l'accesso ad informazioni spaziali sui contatti, oltre che alla forza di interazione. Tale informazione è sfruttata per riconoscere un contatto volontario da parte dell'operatore, identificato nella situazione in cui il device viene afferrato saldamente da almeno una mano. Il problema è modellato come una object detection sulle immagini tattili ricavate dalle patch del manicotto. Una rete convoluzionale è usata per la classificazione, la distinzione in due classi, ovvero mano e non mano, ed è stata allenata sia con esempi di mani che afferrano correttamente la parte con 5 dita, sia con interazioni involontarie che coinvolgono ad esempio l'avambraccio o il gomito, oppure interazioni parziali della mano. Qui potete vedere il funzionamento del device. La rete convoluzionale utilizzata si chiama HandsNet ed è stata precedentemente allenata su immagini tattili acquisite dal link sensorizzato di un robot. È stato fatto un fine tuning su immagini acquisite dal manicotto durante delle sessioni di grasping che hanno coinvolto 18 partecipanti. Dopo il fine tuning è stata raggiunta un'accuracy del 95% circa sul test set degli esperimenti. Dal video si può notare come i contatti involontari con altre parti del braccio vengano rilevati correttamente come non mano. Per lo use case, un'architettura basata su quattro manicotti identici è stata integrata su un gripper per parabrezza. Lo scopo della hand detection è di fornire un comando di abilitazione o arresto immediato, a seconda del riconoscimento della mano, ad un controllore in ammettenza cartesiana, basato su un sensore di forza coppia posto sulla flangia del robot alla base del gripper, in modo che l'operatore possa muovere il payload nello spazio in sicurezza, mentre il peso viene gestito dal robot. Al rilascio dei manicotti, il movimento sarà quindi fermato, interrotto, dando possibilità all'operatore di ispezionare o montare i componenti richiesti. Attualmente, oltre all'integrazione per lo use case, stiamo lavorando ad un sistema di controllo per manipolatori che sfrutti i dati del device anche per controllare direttamente la compliance, comunque il moto, il movimento nello spazio, senza bisogno di altri sensori e coniugando informazioni semantiche con informazioni dinamiche sulla forza di interazione ed inoltre informazioni sulla localizzazione dei contatti nello spazio e sulla superficie ovviamente del dispositivo sensorizzato, caratteristica peculiare dei sensori tattili utilizzati. Grazie per l'attenzione. In caso ci fossero domande, non esitate a contattarmi al mio indirizzo mail.